One, push the button! Ed è partita! Eccola qui! È acqua, è fuoco, è effetti speciali ed un vulcano che erutta. È una ripida discesa del fiume Tonga, fino al salto finale che vi lascerà senza fiato. Tutto questo è l'Uinua, nuova attrazione del parco divertimenti Rainbow Magicland, inaugurata presso il Parco Romano alla presenza degli amministratori delegati, della madrina per l'occasione, la bellissima conduttrice televisiva Elena Santarelli, a cui sono spettate in dono le forbici per il rituale taglio del nastro. Un flume ride al quale abbiamo unito questo elemento veramente iconico ed importante di questo vulcano all'interno, però oggi anche chiudiamo un periodo di rinnovamento del parco molto importante, abbiamo aperto tante altre nuove attrazioni, abbiamo ristrutturato completamente un'area del parco che abbiamo chiamato Tonga ed è un'area con una tematizzazione giungla, abbiamo piantato più di 20.000 piante e abbiamo creato un sacco di zone d'ombra. Vogliamo offrire a tutti quanti che ci visiteranno un'alternativa alla vacanza, insomma una giornata di divertimento completo. Il parco offre anche un sacco di altre attività e di eventi e di momenti di svago diversi durante la stagione. A premere il pulsante d'accensione del vulcano e dare inizio ai giochi è stato l'Oloea Viliami Fonongaloa, rappresentante del Regno di Tonga, a cui l'attrazione e tutta l'area si ispirano. Altra novità introdotta insieme all'attrazione, infatti, è stata la collaborazione stretta con il Piccolo Paradiso, a conferma di come Rainbow Magicland sia capace di attrarre interessi di paesi esteri e di convogliarli sul nostro territorio. Abbiamo un piano di investimenti molto importante, un piano di investimenti di 40 milioni. Abbiamo deciso di investire nel parco perché il parco veniva da un periodo un po', diciamo, di difficoltà e noi crediamo ci sia spazio per poter offrire ai cittadini di Roma, del Lazio, alle famiglie anche di Napoli, della Campania, un parco che sia di eccellenza ai livelli di eccellenza italiani o anche ai livelli di eccellenza europei. Abbiamo molto altro su cui stiamo lavorando e avremo anche un dialogo continuo di interazione con i nostri visitatori perché vogliamo creare un parco che sia il parco che uno, i visitatori vogliono e due, credo che i visitatori di Roma si meritano. Un'attrazione che promette di far divertire piccoli e grandi, un luogo magico ed esotico dove trovare il refrigerio senza perdere momenti magici insieme.